candidato a sindaco per il Movimento 5 Stelle. Gli facciamo gli auguri intanto. Grazie. E con l'occasione però chiediamo un giudizio su quello che sta succedendo oggi qui a Montecitorio. Beh, chiaramente siamo venuti qui a protestare per quanto sta avvenendo, perché noi abbiamo fatto una scelta valida, seria, tanto con la Gabanelli quanto con Rodotà, segno evidente che la rete sa scegliere e sa fare le scelte per la governabilità del paese. Abbiamo scelto una persona non contestabile come Rodotà, ex presidente del PDS, costituzionalista, importante sostenitore della ripubblicizzazione dei servizi locali. Abbiamo teso una mano in questo senso e il DS che fa? Fa una scelta di inciucio con il PDL, scegliendo Marini e rifiutando una persona come Rodotà. La piazza però per fortuna li smentisce. La piazza li smentisce, questo è giusto, perché la piazza giustamente è contro tutte le scelte di inciucio che questi due partiti stanno indegnamente facendo. Peraltro, mentre noi siamo solidissimi nelle nostre scelte e nelle scelte fatte dalla rete, vediamo che il DS è totalmente spaccato e infatti prendiamo atto da una sua dichiarazione che il senatore Marino, oltre che copiare i nostri programmi, copiare i nostri slogan, ha dichiarato che ha votato per il nostro candidato Rodotà, e a questo punto lo invitiamo anche a votare per il nostro candidato sindaco Marcello De Vito. Non mancheremo. Ok. Grazie, grazie davvero, i migliori auguri per la prossima campagna. Ciao. Ciao.